Ragazzi, l'estate è finita, ci appropinquiamo alla stagione invernale, o meglio autunnale per il momento, e visto che stanno scattando tutte quante le anticipazioni per i vari October, fra Inktober, Kinktober, arriviamo a far scattare la nostra challenge personale, quella che l'anno scorso avete apprezzato un fracco, un fottio, giusto per dire dei termini che non significano nulla ma che sono belli da dire. Ragazzi, torniamo un pochettino a parlare di Mitovembre. Per chi fosse nuovo sul canale aveva così tanta fretta di capire cosa fosse Mitovembre da non riuscire neanche a cercare su Google il termine Mitovembre. Sono l'unico che utilizza il termine Mitovembre nel mondo probabilmente, quindi mannaggia la pigrizia, usatelo sto Google invece di cercare solo i pornini. Il Mitovembre è stata questa iniziativa che l'anno scorso mi ha portato a scrivere 30 brevi racconti trasformatisi in 30 video racconti a tema mitologico. Lo scorso anno l'idea di base era semplicemente: voi mi proponevate due personaggi e una situazione di stampo mitologico e io ci scrivevo sopra un racconto. Selezionati 30 racconti, ho scritto questi 30 raccontini, portati poi in 30 video, uno per ogni giorno, la sera intorno alle 9. La mole di lavoro fu enorme, ma c'è da dire che mi sono divertito un sacco a fare quel progetto. Vi siete divertiti anche voi, da quel che mi risulta, quindi replichiamolo quest'anno, Mitovembre 2021. Quest'anno però avrà un tema molto molto particolare. Quest'anno avremo il Mitovembre What If. Per chi è fan della Marvel dell'ultima ora, ma per chi è fan della Marvel soprattutto delle prime ore, il termine e il concetto di What If è ormai alla base di molti pensieri che ci sconvolgono il cervello, quelle ore notturne in cui non riusciamo a dormire e il nostro cervello peregrina verso strani lidi fatti di follia. Il What If è semplicemente una variazione sul tema. Cosa sarebbe successo se un supereroe avesse avuto i poteri di Cavalletta piuttosto che i poteri di Ragno? Grasshopperman sicuramente esiste da qualche parte. Quindi il tema di quest'anno sarà proprio una serie di racconti con alla base il concetto di esse, tra l'altro divise in due tipologie che vi propongo proprio adesso: l'esse spaziale e l'esse temporale. Il What If spaziale come tema prevede la presenza di personaggi canonici della mitologia, tipo il Pantheon greco, in situazioni del tutto diverse, ovvero cosa sarebbe successo se il Pantheon greco fosse stato lo staff che gestisce un bordello. Tendenzialmente non sarebbe cambiato nulla, perché il Pantheon greco è già una specie di casa chiusa. Badunz. Il What If temporale invece è quello che si dirama da scelte alternative. Cosa sarebbe successo se invece di andare a fidarsi di un centauro, Deianira si fosse fidata dell'amore del marito Eracle? Per farvi due esempi, effettivamente due dei decani del canale, ovviamente Vale, la mia ragazza, e Pierre, l'admin probabilmente più di lunga data del canale, mi hanno già proposto due idee distinte appartenenti a queste due categorie. Valentina, amante di Loki, come sapete, della mitologia norrena, mi ha proposto questa strana idea sulla falsariga di un libro che sta per uscire a tema Sigyn, tra l'altro. Cosa sarebbe successo se Sigyn e Loki si fossero incontrati come parte dello staff di un campo estivo gestito da Odino? Praticamente il Valhalla diventa un campo estivo, con delle variazioni sul tema della genitorialità, della propria identità rispetto a quella dei genitori, molto stile My Reflection di Mulan, le aspettative di un genitore rispetto a quello che si vuole veramente, incontri con personaggi di discutibile fama, insomma, quella è cosa lì. Il racconto di Pier Francesco invece si colloca nella versione dei What If tra virgolette temporali, ovvero cosa sarebbe successo se Sun Wukong avesse tra virgolette vinto contro Buddha in quella gara di saltare fuori dalla sua mano. Quindi letteralmente abbiamo la stessa mitologia, gli stessi personaggi nello stesso impianto, ma con un esito degli eventi diverso. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione dei vari What If di queste due tipologie, quindi io a questo punto lascio la parola a voi. Qui sotto nei commenti, mi raccomando, scrivete le vostre idee per eventuali racconti mitologici What If, di situazioni che vorreste vedere, di personaggi che vorreste facciano una cosa invece che un'altra, oppure di personaggi calati in setting completamente diversi dai loro. Io selezionerò i 30, non migliori o peggiori, ma che più
si avvicinano ai miei pensieri, alle mie corde, in pratica alle mie capacità, e dal 1° novembre in poi si passerà a portarli in video sul canale, se ci si riesce, uno al giorno. Quindi mi raccomando, dateci sotto. Qui sotto scrivete tutte quante le vostre idee, io mi appunterò i vostri nomi e le idee selezionate, farò una bella lista e poi diamo il via alle danze. Faccio questo video ovviamente presto, perché non siamo più in totale chiusura, quindi c'è vita fuori di casa quest'anno, si spera che continuerà quest'autunno, vedremo, e quindi mi devo portare un pochettino avanti col lavoro. Nel frattempo voi cominciate a mandare le vostre idee e io comincerò pian piano a stirare i 30 racconti. Ragazzi, diamoci sotto, perché il tema di quest'anno è veramente frizzantino, vi permette tante variazioni sul tema, non fatevi prendere dalla paura o dallo sconforto, datemi le vostre idee, al resto ci penserò io. Mi sono dimenticato di dire una cosa importante: se siete Patreon, tra i vari vantaggi dell'essere Patreon avete diritto di proporre un'idea che sarà sicuramente accolta o quantomeno patteggiata personalmente con me, quindi... Il link è in descrizione, fate vobis, è un avviso in generale a tutti i Patreon che stanno sentendo questo video. Mi raccomando, detto questo ragazzi, veramente scatenatevi nei commenti, ho bisogno di voi, condividete sto video ovunque, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video regolare del canale e poi a novembre con il Mitovembre 2021. What if? Sarà la volta buona che finalmente mi raso a zero i capelli e divento veramente Watu l'osservatore. Sarà simpatico!